Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo in una località di confine tra la Malesia e Singapore e vi voglio parlare di un argomento di grandissima attualità. Qual è il miglior cellulare da portarsi appresso? Ovvero, facciamo una breve sfida tra i vari sistemi operativi, quindi i sistemi più in voga attualmente adesso, che sono Android e Windows Phone, più altri sistemi di terze parti. Ecco, voglio parlare un po' di questo argomento qua dal punto di vista di viaggiatore di professione. Io viaggio tantissimo, non credo esista qualcuno che viaggi più di me, perché io effettivamente sono sempre in viaggio, perennemente, per cui hotel, in giro, pranzi, cene, non... io a casa mia non ci sono mai, non ho... a casa mia, non dire la verità, non c'ho neanche la cucina, perché sono sempre in giro, in viaggio, per cui il tema verrà trattato dal punto di vista professionale, ovvero l'utilizzo del telefono quale strumento e compagno di viaggio, ovvero lo strumento che è il telefonino, che permette anche di fare fotografie, interagire con gli amici, connessione internet, navigatore e tutto il resto. Per cui non parliamo di telefonini top gamma, telefonini da tenere lì, da esibire, da fare l'esibizionista con gli amici, col bellissimo screen. No, sono telefonini da battaglia. Per cui è come se volessimo parlare di fuoristrada. I veri fuoristrada sono le Jeep, le Land Rover, le macchine veramente fuoristrada con le quali è possibile andare a farci il safari. Non sono da considerarsi fuoristrada nel vero senso della parola i SUV. Il SUV è una city car da esibizionista, per cui parleremo del telefonino proprio dal punto di vista di chi lo utilizza come strumento per viaggiare, l'arma di battaglia. Quindi, tra le caratteristiche principali, parliamo: il telefonino deve essere di basso costo, non dico livello medio, proprio di basso costo, perché come arma da battaglia viene tirato in giro, subisce urti, cade, si può frantumare, e quindi deve essere un telefonino facilmente rimpiazzabile. Nel qual caso venga distrutto, non c'è da disperarsi. Ecco, non andiamo in giro con un telefonino che costa 300-400 euro a fare. Adesso sono appena stato a fare il giro del Borneo in moto. Non ci portiamo dietro uno strumento che sappiamo già che, nella maggior parte delle ipotesi, ad andar bene si spacca il display. Ecco, parliamo di telefonini da battaglia che sono un ottimo strumento per il cosiddetto viaggiatore, ovvero permettono di interagire nel nostro micromondo, ci tengono a contatto con gli amici, con le nostre cose, con le cose a cui noi siamo affezionati, pur viaggiando in posti più o meno dispersi. Ecco, la mia breve carrellata incomincia con dei telefonini che io mi sono selezionato e mi porto appresso. In realtà potrei portarne appresso uno solo, perché io so già qual è il migliore, e me ne porto appresso quattro e vi farò vedere di ciascuno quali sono le peculiarità. In realtà me ne porto appresso quattro perché due li ho comprati di recente in Indonesia. In Indonesia costano davvero poco, ecco, chi viaggia ha anche la possibilità di comprarsi dei telefonini spendendo probabilmente, non dico la metà, ma quasi rispetto a quello che costano in Europa. E giusto un mese fa avevo anche acquistato un Samsung Galaxy Grand, non so se si pronuncia così. E sono rimasto deluso, l'ho venduto, non ce l'ho più. Per cui vi posso raccontare del Samsung Galaxy Grand, l'ho rimpiazzato con un telefonino di costo molto inferiore, che essenzialmente ha display più piccolo, ma
copre esattamente le stesse funzioni del Galaxy, credo abbia addirittura la stessa potenza operativa. Incominciamo subito, sono in una stanza dell'hotel, chiaramente io vivo negli hotel, infatti vi faccio vedere, qui abbiamo un televisore d'hotel, qui abbiamo il bagno, ecco, vabbè, questo poco, ecco, per rendere la cosa più autentica non ho toccato niente, qui è tutto come diciamo da copione, come utilizzo io. Abbiamo anche il famosissimo rotolo di carta igienica che negli hotel ogni tanto ti lasciano sul comodino. Ok, allora incominciamo subito la carrellata. Questo non è un telefono, questo qui l'ho pagato, è un orologio fatto in silicone, almeno coperto in silicone, molto bello, l'ho pagato 2 euro. Anche una retroilluminazione spettacolare, se riesco un po' questo bottone, ah no, ce l'ho in testa in giù, non era quello il bottone, avevo fatto partire qualche cosa, non lo so. Ecco, vedete, si accendono i numeri come fossero a LED quando pigio, molto bello, per 2 euro. Ce n'era anche un modello che costava 1 euro ma non aveva la sveglia e la retronumerazione, però era più bello di design. E ecco, questo qui è un orologio che proprio non è che non c'entra niente, costa pochissimo, resiste agli urti, in silicone, c'ha tutte le sue funzioni, anche la sveglia, costa 2 euro, rispetta la mia filosofia, per cui io vi parlerò di telefonini un po' stando anche con questa filosofia. Voi non andate in giro col telefono per andare a fare le battaglie in moto nella giungla come faccio io, per cui probabilmente non avete le mie necessità. Voi magari vi piace utilizzare l'iPhone per farlo vedere agli amici, allora probabilmente la mia review non farà il caso vostro, oppure non rispetta le vostre cognizioni, o potrete anche discordare. È chiaro, ognuno, il telefono migliore dipende anche da cosa ci dovete fare. Io parlo di telefoni basso costo per uso quotidiano di tutti i giorni che abbiano delle ottime funzionalità, come questo orologio qua, 2 euro, è praticamente indistruttibile, coperto di silicone, bello anche da una bella gomma, bello anche da toccare, va bene anche come togli stress, lo puoi prendere, lo schiacci. Allora, questo è il telefono che io mi porto sempre appresso. Questo telefono qua è un LG, ha un suo sistema operativo che io penso che sia lo stesso che montano quasi tutti i telefoni attuali, ovvero Linux, solamente che questo telefono qui non ha, è un telefono molto vecchio, adesso avrà, credo sia stato il primo, l'ho comprato in Italia, se quando sono stato in, avrà forse 4-5 anni, è marchiato Wind e ha alcune peculiarità molto interessanti. Primo, non si scarica mai la batteria, cioè rimane giorni, a volte me lo trovo nella borsa acceso, non mi ricordavo neanche di averlo con me, e la batteria ancora carica, magari anche passato 10 giorni rimane, consuma pochissima batteria. E ha, ecco, questo è probabilmente un telefono buonissimo, monta Linux, una versione che non è Android. Ecco, mi avvisa che sono in roaming, due messaggi, ha tantissime funzioni che però Android non ha implementato normalmente. Anche questo qui ha il bottone per passare da un'applicazione all'altra, c'è tantissime funzioni, però diciamo è rimasto un po' spiazzato dal fatto che è uscito Android e Android ha montato una, continuo a ricevere messaggi perché un po' che non l'accendevo. Allora, questo telefono qui ha il GPS, ha tutto quanto, è rimasto penalizzato dal fatto che monta una Java Virtual Machine standard, mentre Android, per ragioni commerciali, hanno deciso di non montare la Java Virtual Machine standard, ne montano uno loro. In questo caso il software sviluppato per i telefonini Android sarà solo
sviluppato per loro, anche l'open source, diciamo. Questa è un po' la politica di Google, ovvero loro prendono cose gratuite open source e se le fanno proprio. In questo caso con Android hanno preso un sistema operativo Linux libero e se lo sono fatti proprio. La stessa cosa hanno fatto anche con il browser, che l'hanno preso, il browser che usano loro, Chrome, è lo stesso, cioè lo stesso è il motore reso di pubblico dominio dalla Apple, e hanno fatto lo stesso anche in precedenza con Firefox, Mozilla Firefox, un altro sistema open source che loro si sono fatti proprio. E praticamente Google cosa fa? Loro esaminano in giro tutte le grandi cose di successo così fatte grazie alla buona volontà degli utenti che lavorano nell'open source, le rimarchiano loro, se le fanno loro, cioè ci creano un brand e le ripubblicano e creano un business praticamente grazie alla faccia degli sviluppatori open source. Tra le altre cose, anch'io sono uno sviluppatore open source, quindi non so se questa cosa qui che fa Google sicuramente non è lodevole, prendere le cose in giro a sbaffo e marchiarsele e ci creano un brand, è un qualche cosa di successo. Parliamo di questo telefonino qui da battaglia, è un LG, il nome si chiama GT505. Allora, al contrario dei telefonini, quelli che ho visto io Android, ha il bottone per la macchina fotografica, per cui schiacci il bottone, no, questo, adesso stavo schiacciando il bottone per bloccarlo, schiacci il bottone della macchina fotografica, in qualsiasi momento tu ti trovi, fai partire la macchina fotografica. Ecco, questa cosa qui ce l'hanno anche i telefonini col Windows Phone. Poi ha un'altra cosa che non hanno di solito i telefoni Android, per esempio se tu vuoi mettere una scheda SD non devi aprirlo tutte le volte, no? Ce l'hai qui di lato, c'è la tua schedina SD, adesso con una mano sola, ecco, vedete, la potete togliere e mettere senza grandi complicazioni. Praticamente c'è questi sportellini qui di lato che poi non li perdi perché sono ancorati, ed è un telefonino che ha la sua grande peculiarità che praticamente è infrangibile, c'è il vetro, non c'è il vetro, in realtà lo schermo è di plastica e per cui può cadere, è impossibile che si rompa. È come dire, io faccio cadere una bottiglietta di plastica, le bottigliette fatte di questo materiale qua, e come fa a rompersi? Non si romperà mai. Questo telefono non ha neanche grafico, lo tengo, sono anni che lo tengo in giro in tasca con le chiavi, è praticamente virtualmente indistruttibile perché è di plastica. Adesso non riesco a capire come mai non ne fanno più di telefoni con lo schermo di plastica, però vi posso garantire che ha un buonissimo telefono, un telefono da battaglia da portare in giro, c'ha il navigatore, c'ha dentro Google Maps, la versione 3 qualche cosa che è uscita non tanto tempo fa, Java, e poi ha una cosa bellissima che ha il pennino, per cui è qui dentro, c'è questo pennino estraibile, stroboscopico, e lo potete usare per mandare messaggi, è comodissimo usare il pennino anziché le dita. Quando vi abituate col pennino poi non riuscite più a utilizzare, se passate un altro telefono Android diventate matti con le dita a scrivere. Ecco, questo è probabilmente il miglior telefono da portare in giro, se non fosse il fatto che ha pochissimo software perché non è più sviluppato, la gente non sviluppa più software Java standard, ma sviluppa software Java per Android. Secondo telefono che mi porta presso, che è buonissimo, adesso vediamo qua, vabbè, lo lasciamo acceso, è questo telefono qui che è uno dei primi telefoni Android, bellissimo, ha una tastiera QWERTY, è un telefono della Honda, il TQ150, marchiato T, ma anche questo preso in Italia. Il costo, allora questo qui costava 100 euro, adesso costerà
50 a trovarlo, ma non lo trovate. Questo qui l'ho pagato 75 euro. Ecco, questo è un telefono buonissimo perché la QWERTY, Android per scrivere, va benissimo al satellitare, addirittura al satellitare, al contrario di tanti telefoni, non ha solamente il satellitare ma anche il magnetometro, così se navigate a piedi vi riuscite subito a raccapezzare dove imboccare la via. Ecco, il magnetometro è una cosa importante. Poi stranamente questo prende abbastanza velocemente la posizione usandolo come GPS, per cui anche se ha il display rotto funziona benissimo e me lo porta in giro. Ecco, la cosa che ha questo telefonino, che anche questo ha lo schermo molto piccolo, è forse uno dei migliori telefoni Android che esiste, anche perché ha un processore molto limitato, mi sembra sia 400 MHz, è uno schermo molto piccolo, per cui la batteria dura un'eternità, per cui questo qui, anche quando ero in giro in moto nel Borneo, tranquillamente il navigatore acceso, io lo utilizzavo tutto il giorno, non si scarica. E pensavo, poi passando un telefono più moderno, che le caratteristiche di durata erano le stesse. Ho preso un Galaxy Grand che poi ho cambiato. In realtà non è così funzionale come questo telefonino con la QWERTY e tutto quanto. E questo è un telefono buonissimo, e visto anche che monta Android è meglio di questo qua, perché la qualità lo fa il software. E questo qui ha poche cose, è rimasto un telefono così, fosse stato buono se questo qui ha una durata proprio incredibile, se avesse avuto Android, ecco, oppure Android se avesse sviluppato per il suo sistema una macchina virtuale compatibile col Java tradizionale. Ecco, ok, questo telefonino qui quindi per andare in giro è ottimo. Io ne avrei preso anche una versione più nuova, più moderna, se ci fosse stata. In realtà non esiste niente, sottilissimo, non esiste niente, non si è più sviluppata questa idea di questi telefonini con la QWERTY. C'è un telefonino della Samsung che si chiama Samsung Galaxy Chat, che più o meno ha la QWERTY e tutto quanto, ma non è come questo telefono, non ha il magnetometro, è più grosso. Sicuramente questo ci ha messo un po' a spaccarsi lo schermo. Nel Galaxy Chat te lo spacco in 2 secondi, usarlo come lo uso io, perché è molto grosso, è un mattoncino. Ok, passiamo quindi a un altro telefono. Ecco, questo qui l'ho preso venduto il Galaxy Grand. Costa circa, parliamo, se è un telefono di media categoria, forse anche troppo alta per quello che ne faccio io di utilizzo, perché è un telefono che costa sulle 150 euro, pagato così a Kuala Lumpur. Questo telefono qui è equivalente, perché anche lui ha un biprocessore, una fotocamera che non è eccezionale, però non contano i megapixel. Qui 5 megapixel secondo me, anzi io le riduco, io siccome le uso a utilizzo web, è chiaro che non si possono pubblicare foto a 5 megapixel nel web, perché sarebbero più grandi della pagina del monitor. Abbasso anche la risoluzione, per me è fin troppo. Video alta risoluzione, c'ha tutto quello che deve avere, il satellitare, tutto il resto. Adesso c'ha una sua copertura, io ho messo in silicone, così se cade più o meno non si rompe. E Android 4.1 mi sembra, e a diverse applicazioni. Ecco, il gioco forza di questo telefono sono le applicazioni, però ha degli svantaggi, che sono gli svantaggi che sono ad avere Android, ovvero le applicazioni sono tante ma sono un po' tutte deludenti come prestazione e tutto il resto, non sono entusiasmanti, anche con questo qui che è un biprocessore. Vedi, però io ho cambiato il Galaxy Grand perché era deludente con le applicazioni,
e costava, allora alla fine ho detto ne compro uno che costa di meno e tanto le prestazioni sono uguali, e alla fine le prestazioni sono deludenti dei telefoni Android, perché le applicazioni in realtà girano in una macchina virtuale, quindi è un po' come dire nei linguaggi di programmazione i linguaggi come il PHP che girano interpretati, o i linguaggi compilati come fossero il C#. Abbiamo un'enormità, nei benchmark abbiamo un rapporto di 10-1. Perché? Perché con il compilato tu vai esattamente a dare delle istruzioni che vengono eseguite nel dispositivo. Con l'interpretato in realtà tu hai delle istruzioni che di volta in volta devono essere prese e trasformate e capite dal dispositivo, e questo è il discorso della virtual machine, per cui dentro Android i programmi non girano in modalità reale, girano in una macchina virtuale fittizia nella quale vi è un dispositivo hardware virtuale, e qualsiasi istruzione che dà il programma al dispositivo gliela dà la macchina virtuale, la quale poi la trasforma nel connotato preciso della macchina reale, per cui quando tu vai a muovere uno schermo, muovi tanti pixel e tu muovi dei pixel che il programma muove in una località virtuale, e poi sotto c'è un altro programma a basso livello che li va a spostare, e tutto funziona così, per cui abbiamo questo limite che le applicazioni non sono performanti. E poi passiamo a quest'altro telefono, un altro telefono di bassa categoria, è un Nokia, questo l'ho pagato, costa 150 euro, questo l'ho preso in Indonesia, e questo è un bel telefono rispetto agli altri 14 o a quello che avevo io, il Galaxy, ecco, lo schermo più o meno un po' più piccolo del Galaxy Grand, quindi è più ergonomico, e questo veramente cioè paragonato agli altri è un telefono, te ne rendi conto quando usi il browser o quando usi i programmi installati, addirittura i programmi di Google girano e sono fatti meglio su questo telefono qua, tipo Gmail e Google Map sono fatti molto meglio, e poi è incredibile, tu vai fuori, lo accendi, vuoi navigare, andare da qualche parte, tu in un secondo ti fa la posizione, questi qui, quelli che ho provato io, tutti Android, hanno dei problemi allucinanti su fare la posizione GPS. Poi ho cercato, infatti ci sono delle applicazioni che uno ha installato qua dentro che te lo aggiustano un pochettino, così se cercate su internet, cioè comunque chiunque ha Android ha il problema col GPS, perché io ne ho provati diversi, vi posso garantire che ha quel problema lì, che in realtà questi telefoni qui Windows non ce l'hanno. Poi hai delle cose incredibili, tu lo accendi, vai per esempio adesso se mi ricordo come fare ad accenderlo, eccolo qua. Tu vai all'interno del wifi, ti dice quali sono all'interno del wifi, quali sono i wifi vicino a te geograficamente aperti, c'è una mappa e ti fa vedere, guarda che vai lì a 200 metri c'è un wifi aperto, lo fa nel suo sistema operativo di default. Poi il pulsante per la macchina fotografica, anche quando è in stand-by il telefono coperto da password, puoi scattare le foto. E questo è veramente un telefono che supera, cioè, dire la verità, è il sistema operativo che supera. Il telefono come caratteristiche hardware non è chissà che cosa. Ecco. Anche una buonissima visibilità, lo schermo. Ecco, per esempio, io ho visto nei telefoni della Galaxy, ne ho avuto uno che ho venduto poco fa. La Galaxy usa il trucco di mettere degli schermi brillantissimi che sono simili, spettacolari, però dal punto di vista professionale valgono pochissimo, perché hanno un riflesso incredibile quei telefoni lì della Samsung. E invece questi qui hanno un buon contrasto, poco riflesso, e sono veramente fatti bene.
E adesso ecco, vi faccio vedere, l'ho acceso, qui siamo nel menu wifi, ecco, queste cose qua assomiglia, e vedete nel menu wifi c'è questo qui, wifi nelle vicinanze, e ecco, adesso fa vedere dove sono io, ecco, poi ci ha messo un secondo a capire, vi fa vedere tutti dove sono i wifi vicino, ci ha messo un secondo, cioè incredibile, queste cose qui con Android non le fai mica. E viaggi, che è una cosa spettacolare, i browser, una cosa veramente per andare in giro, l'email, tutto quanto, una cosa veramente eccezionale. Allora, le cose interessanti di questo telefono, che è un telefono che ti permette di fare tutto quello che devi fare in modo molto semplice, preimpostato il social network, quelle cose di Facebook, i contatti, ti aggiunge i tuoi contatti da tutti i tuoi social network che utilizzi, Gmail. Adesso vi faccio vedere, adesso io non credo di aver dentro, ecco, c'è dentro qualche cosa, la posta, il programma Gmail. Hanno una grafica fatta molto bene e i giochi girano tutti in maniera fluida, proprio il telefono è molto veloce, cioè ve ne rendete conto della velocità se utilizzate, avete utilizzato un telefono Android. Passato uno di questi telefoni qui, vedete proprio che cioè parlo, per essere un telefono di bassa categoria, è un Nokia, si chiama il modello 625, un modello proprio di bassa, credo che sia uno dei più economici della 625, è un telefono in realtà che ha delle buone prestazioni, per cui ecco, questo qui credo di essere su Facebook, ecco, cioè vedete, faccio il check-in, pubblico aggiornamento. È molto immediato, per cui io di tutti questi telefoni che mi porto in giro, in realtà potrei portarmi in giro solamente questo. L'ultimo che ho preso è robustissimo, c'ha il Gorilla Glass, per cui è difficile. Sì, magari ce la fate anche a spaccare anche questo, però è un prodotto di ottima fattura. Ecco. La cosa interessante di questi telefoni qui, che montando Windows, i programmi perché sono più performanti? Perché tu in realtà, sviluppatore, quando scrivi un programma, non è che lo scrivi per una macchina virtuale, il programma tu lo scrivi in un framework e questo framework ti mette a disposizione tantissimi comandi e ogni comando viene eseguito nella maniera ottimale per questo dispositivo a basso livello, per cui una volta che la tua applicazione è compilata, è un task che gira realmente in un telefono reale, non nella macchina virtuale. Per quello vedi gli scroll fluidissimi e compagnia bella, è proprio perché abbiamo delle prestazioni elevate grazie a come è stato concepito il sistema operativo. Se voi avete modo di sviluppare con il framework, il 4.0, che è l'ultimo, potete anche sviluppare non solo per Windows tradizionale, ma anche per questo telefono qua. E addirittura è la cosa bella per gli sviluppatori che potete creare programmi in 5 minuti per un telefono qui, veramente. Uno che sa sviluppare può creare un qualsiasi programma per un telefono così in 5 minuti. Per esempio, utilizzando Visual Basic, facilita tantissimo la programmazione perché non dovete dichiarare le variabili, non dovete dichiarare le varie library che voi utilizzate, proprio metteteli a scrivere senza dichiarare nulla, copiate gli oggetti che dovete cliccare, la vostra applicazione l'avete fatta in 2 secondi. Io con Eclipse, cioè, sono diventato matto a fare qualcosa per Android, veramente inutilizzabile. Però nascono tante applicazioni perché Android è un sistema molto diffuso, per cui
la software house non guarda se è complicato o meno fare l'applicazione per un dispositivo o se le applicazioni sono performanti o compagnia bella, guarda anche il fatto di poterle poi diffondere il più possibile, per cui in questo momento gli sviluppatori sono più concentrati su Android rispetto a Windows, però nel futuro Windows sicuramente, soprattutto per quanto riguarda i giochi e quelle cose lì, perché c'è un ambiente di sviluppo anche per i giochi, farà veramente la differenza, riuscirà a fare delle cose. Già adesso un dispositivo così, con un hardware stanco e un biprocessore tipo questo qui riesce a fare veramente delle cose incredibili, perché la programmazione viaggi in una macchina più a basso livello, per cui hai più padronanza della macchina e le prestazioni sono molto più elevate. E questo qui ve ne renderete conto se avete la possibilità, andate in un negozio Nokia, fate un giro, provate un po' il telefonino e vedete subito la differenza. Parlo di prodotti di basso livello, dopo è chiaro che ci sono anche prodotti Android col quadriprocessore super pompati e tutto quanto, riescono a fare delle prestazioni simili a queste, ma mai simili a un dispositivo Windows. Ecco, quindi la mia carrellata ve l'ho detta, telefoni da portare in giro. Io adesso ho questi telefoni qui perché per le mie esigenze sono stati questi negli ultimi anni che mi hanno soddisfatto, esaminando, vedendo cosa c'è in giro e tutto quanto. Per quello che non ho qua, uno dice: ma te paragoni questo con, che ne so, il Nokia Galaxy Grand che avevi prima? Il Nokia Galaxy Grand è un telefono di bassa categoria tipo questo qua attualmente, sono due telefoni che costano sui 150 euro, ma questo qui è un signor telefono. Io l'ho usato il Galaxy Grand, non ti fa le cose che fa questo telefono, per cui ecco. Allora, la mia classifica è: primo telefono in assoluto da portare in giro questo, per il viaggiatore, ha tutte le sue funzioni, è buonissimo, un bel telefono, sicuramente questo, Office, c'è dentro tutto, una buona macchina fotografica, una buona videocamera, è un telefono per i suoi 150 euro buonissimo. In secondo luogo io mi porterei in giro, se dovessi scegliere, questo, perché c'è tutto, c'è addirittura, adesso io non vi ho fatto tanto vedere le applicazioni, ma da qualche parte c'è addirittura Facebook, applicazioni, eccoci qua, ecco, parte l'applicazione già, c'è, non so, Facebook, le mappe, ecco, le impostazioni della sicurezza mi chiedono, adesso forse sono il roaming, vabbè, comunque c'è dentro tutto quello che deve avere questo telefono, ce l'ha. Adesso non ho la linea dati perché c'è una scheda, non credo di avere una scheda locale, per cui non usciva fuori niente, però questo qui c'ha tutto, fa delle buone foto. In secondo luogo allora viene questo telefono qua, ha un sistema operativo Linux che non è Android, ma va benissimo, ha il programma di mappe, e questo me lo porta. Vantaggio di questo, cioè questi due qui, al dire la verità, se la contendono, perché questo ha un'autonomia della batteria incredibile, però il Nokia, siccome c'è l'hardware e tutto meglio, lo metto in primo piano. Poi diciamo anche questo qui, ecco, ha una durata della batteria incredibile, sempre per lo stesso discorso che le applicazioni per questo telefono qui non sono dentro una macchina virtuale, per cui consumano meno risorse, meno batterie, non vi è la politica di fare lo schermo super brillante che ti mangia la batteria per essere appariscente, uno schermo più modesto, opaco nei colori, però alla lunga amerete uno schermo come questo qua, ecco. È un po' come la differenza, perché in commercio i computer, adesso questo computer qui della ThinkPad, Lenovo, ha uno schermo opaco, uno dei pochi computer con lo schermo opaco che viene venduto di default. Perché i computer hanno lo schermo brillante? Essenzialmente perché è più appariscente quando acceso in vendita, è più brillante, luccica,
la gente lo compra per l'effetto brillante, è più bello. Però dopo quando lo usi, che te ti siedi all'aperto con dietro dei riflessi, il sole così, o dove c'è tanta luminosità, non vedi niente da quello schermo lì. Ecco, un po'. In realtà, ecco, per esempio, questo computer qua è un altro computer buono da portarsi in giro, indistruttibile, c'ha la disca stato solido. Ecco, allora, questi due telefoni, diciamo, primo o secondo posto, questo per la durata della batteria, lo schermo infrangibile, questo qui più o meno ha le stesse caratteristiche. Poi viene questo qui che perché ha la QWERTY, poi alla fin fine questo io l'ho preso perché il ThinkPad è un computer, ero affezionato al marchio, sono cose. Lenovo fa delle ottime cose, però alla fin fine non l'ho pagato tanto, 60 euro, alla fine è un equivalente a quello che avevo della Samsung, un po' meno come software, prestazioni, diciamo più o meno. Però no, io questo qui non me lo porterei in giro, meglio questo, almeno questo qui ha la tastiera QWERTY, è più immediato, c'è qualche vantaggio. Ecco. Ok, quindi vi ho parlato, vi ho fatto un po' una discussione su qual è il migliore telefono da portarsi in giro. Compratevi un Nokia 625, io l'ho preso in Indonesia a 150 euro, un buon telefono. Ciao a tutti.